Che cosa ricordiamo dei barbari e delle invasioni barbariche? Siamo proprio sicuri che quello che crediamo di sapere corrisponda alla verità? Perché quelle che noi chiamiamo invasioni barbariche, gli storici tedeschi le chiamano migrazioni di popoli? Quello che vogliamo fare oggi è proprio questo, verificare i nostri ricordi, andare a controllare sulle fonti e permetterci anche qualche confronto con il presente. Perché a volte anche qualche analogia visiva può servire per cambiare prospettiva. Per esempio, ci sono alcune iscrizioni in cui i senatori romani salutano Teodorico, re degli Ostrogoti, come Augusto. Come mai? Oppure il re dei Goti Alarico. Tutti sanno che saccheggiò Roma nel 410 alla testa del suo popolo. Ma se io vi dicessi che in realtà si chiamava Flavio Alarico ed era un generale romano, comandante di tutte le truppe romane nei Balcani, farebbe la stessa impressione? Insomma, il nostro obiettivo è di tornare a ragionare su una pagina importante del passato, per riflettere sul presente e forse anche per scoprire un'altra storia delle invasioni barbariche. Una volta che sono venuto a Ravenna da ragazzino, guardavo il mausoleo di Teodorico e mi dicevo che strano edificio, si vede che l'hanno costruito i barbari. Adesso che sono un po' più grande, so che il mausoleo di Teodorico è fabbricato sullo stesso modello del mausoleo di Augusto. O di quello che Costantino fece fabbricare per sua madre Elena a Tor Pignattara. In altre parole, il re barbaro ha voluto essere sepolto in una tomba identica a quella degli imperatori romani. Oggi cominciamo proprio da qui il nostro percorso, da Ravenna, che è stata la capitale di Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore romano d'Occidente, e poi è stata la capitale degli Ostrogoti. E partiremo da alcune considerazioni che vengono spontanee proprio davanti a edifici come questo, che le invasioni barbariche sono state anche in continuità e non soltanto in rottura con la civiltà romana, e che i barbari, prima di essere invasori, sono stati a lungo immigrati, ben integrati nell'impero. Per raccontare la nostra storia non dobbiamo pensare all'impero romano come era nel 476, quando almeno in Occidente ormai era un guscio vuoto, tanto che pochi si sono accorti della sua caduta. Ma dobbiamo tornare indietro di un secolo, al IV secolo d.C. E qui ci daremo un appuntamento, vicino a una città che i romani chiamavano Adrianopoli e che oggi è Edirne, nella Turchia europea. Lì nell'anno 378 fu combattuta una battaglia decisiva per le sorti dell'impero romano. E però allora, tanto per cominciare, cerchiamo di ricordare che cos'era in quell'epoca l'impero romano. La conquista militare di un numero crescente di territori, la loro annessione e l'assoggettamento delle popolazioni che li abitano all'autorità di Roma. Questo è l'Impero Romano. Il risultato di un'espansione politico-militare che nel corso di 4 secoli, segnati anche da crisi, divisioni, arretramenti e riconquiste, ha raggiunto 3 continenti. Il bacino del Mar Mediterraneo, il Mare Nostrum, rappresentava il centro del mondo romano. Era attraversato da navi da carico che portavano olio, grano e molte altre merci a Roma, la metropoli di 1 milione di abitanti.
A sud, i suoi confini erano il deserto africano e quello arabo. I romani si erano spinti fino in Africa e nella penisola arabica, non solo con posti fortificati di frontiera e guarnigioni di legionari, ma con città commerciali, ville padronali e latifondi. A nord, i confini dell'impero erano segnati dai fiumi Reno e Danubio. Quest'ultimo attraversa gran parte dell'Europa centrale, includendo dunque nell'impero anche le province balcaniche, fino a raggiungere il Mar Nero. Altri due importanti corsi d'acqua, il Tigri e l'Eufrate, segnavano la frontiera di Roma verso Oriente. Al di là dell'Asia Minore e oltre i fiumi mesopotamici, nell'area che all'incirca oggi corrisponde all'Iran, iniziavano i territori di un altro impero rivale, quello sassanide, anch'esso molto vasto, potente e civilizzato. Quella che per noi oggi è l'area medio orientale, comprendente Iraq, Siria, Palestina ed Egitto, allora era parte integrante del mondo romano. Gli stessi luoghi che oggi, in parte, ci riportano all'orrore dell'ISIS, alla nuova barbarie che non risparmia neppure le vestigia delle antiche civiltà, erano tra le province più ricche e civilizzate dell'impero. Per i funzionari, i militari e i mercanti romani, quei territori rappresentavano probabilmente le zone dove sentirsi meno spaesati, più vicini a Roma e alla sua civiltà, rispetto agli avamposti gelidi del nord, oltre i quali vivevano i barbari. Ma da dove viene il nome barbari? Non dimentichiamo che sono i greci i primi che hanno pensato questa cosa, di dividere l'umanità in due, noi e gli altri, noi che parliamo greco e tutti gli altri che quando parlano non si capisce niente, barbari appunto. Noi che siamo esseri razionali e i barbari che sono come bestie, noi che siamo destinati alla libertà e i barbari che per natura sono schiavi. I greci qui pensano soprattutto ai tanti popoli che obbediscono al gran re, i popoli dell'impero persiano. E su questa cosa, lo sappiamo tutti, i greci hanno costruito la loro identità, sul ricordo delle Termopili, di Maratona, quando gli uomini liberi hanno vinto contro i barbari per difendere la loro libertà. C'è anche un risvolto un po' sgradevole di questa faccenda. Se i greci sono liberi per natura e i barbari per natura sono schiavi, vuol dire che evidentemente i greci hanno il diritto di ridurli in schiavitù. La società greca è una società schiavista e Aristotele teorizza che i greci possono tenere come schiavi i barbari perché i barbari sono nati per quello. Dopodiché ai greci succede una cosa spiacevole. Che arrivano degli altri barbari, questa volta da Occidente, li sconfiggono, sottomettono la Grecia, la incorporano nel loro impero. Questi altri barbari che vengono da Occidente ovviamente sono i romani. E i greci fra loro continuano a chiamarli barbari per molto tempo. Ci sono dei passi nella letteratura latina, Plinio per esempio dice «Sì, questi greci nostri sudditi». In realtà, di nascosto, continuano a chiamarci barbari, nos dictitant barbaros. Nelle commedie di Plauto, che sono ambientate in Grecia, i personaggi greci, quando parlano dell'Italia, dicono quel paese barbaro, quella moda barbara di mangiare sdraiati sui triclini. Però a un certo punto i romani si seccano di essere considerati barbari. E allora i greci accettano un compromesso. È uno dei segreti meglio custoditi dell'antichità. In cambio di grossi privilegi nell'impero romano, i greci accettano di modificare il concetto di barbaro, che non vuol più dire chi non è greco, vuol dire chi non è né greco né romano. A partire da questo momento possiamo parlare di romani e barbari.
Un rapporto che non è soltanto conflittuale e che si evolve nel corso dei secoli, ma che si aggira sempre intorno a due poli. Da un lato, la grande disponibilità dei romani a integrare, certe volte anche con la forza, i barbari nel loro impero, e dall'altro quella paura sotterranea che in realtà serpeggia sempre nell'animo dei romani quando pensano a questo immenso mondo, loro lo chiamano il Barbaricum, che si estende al di fuori dell'impero. A fare da confine fra il mondo ricco, civilizzato dell'impero e la vastità oscura del mondo abitato dai barbari, c'è una frontiera che non è fatta solo per escludere, ma anche per comunicare, per commerciare, il limes. C'è una parola latina che indica l'insieme delle frontiere romane sin dai tempi di Traiano, nel primo secolo d.C., il limes. In origine, con questo termine si faceva riferimento alle strade militari allestite in prossimità delle frontiere, ma successivamente venne utilizzato per indicare le fortificazioni erette a protezione delle stesse strade, finendo così per acquisire una dimensione geografica e amministrativa e indicare l'intero territorio delle province di confine. Nella tarda età imperiale, con il termine limes si intendeva una linea di confine, un limite costituito da barriere naturali che potevano essere di tipo fluviale o montuoso o infine desertico, e da barriere artificiali, costruite con scavi, palizzate, torri di avvistamento e fortezze in muratura lungo le strade di frontiera. In Europa, dal nord della Britannia fino al Mar Nero, il limes si estendeva per migliaia di chilometri. Oggi, della più vasta e articolata struttura mai costruita nel vecchio continente, restano pochissime tracce. Il limes è scomparso, distrutto dallo scorrere del tempo e dall'agricoltura intensiva che ha trasformato il territorio. Nel suo tratto tedesco più occidentale, alcuni studiosi hanno realizzato un esperimento per farlo rivivere a distanza di due millenni. Hanno studiato con attenzione alcune mappe del passato che indicavano la presenza di torri e fortificazioni e hanno posizionato delle gigantesche balle di fieno in corrispondenza sia di questi punti sia di alcune montagnole di terreno che potrebbero nascondere delle antiche fondamenta. In questo modo, collegando con una linea tutte le postazioni individuate e ipotizzate, gli studiosi hanno disegnato un limes immaginario che si presta a una prima interessante constatazione. Le postazioni di avvistamento risulterebbero costruite tutte a una distanza in grado di garantire sempre il contatto visivo, permettendo così la trasmissione di segnali con estrema facilità e rapidità. Ma per poter tornare a rivedere l'antico limes, i ricercatori tedeschi hanno fatto ricorso anche a dei sofisticati sensori a raggi infrarossi montati su degli elicotteri, in grado di eseguire un'accurata scansione 3D del suolo. Questi sensori permettono di penetrare attraverso i campi coltivati e la boscaglia e ritrovare i segni più remoti di eventuali scavi e costruzioni. La speranza è che in questo modo si riesca a individuare l'antica linea di confine dell'impero romano, anche se nascosta nel profondo delle foreste. E il risultato della scansione si dimostra sorprendente. Sui monitor degli studiosi, al centro dell'area analizzata, si compone una linea incredibilmente diritta. Anche se in modo virtuale, il confine dell'impero romano è tornato in vita. Nel nostro immaginario, la frontiera dell'impero romano, il limes, ha un'importanza enorme. Ce lo immaginiamo come una barriera impenetrabile, una specie di muraglia cinese concepita per non lasciar passare nessuno.
e ci immaginiamo volentieri i romani ossessionati dalla necessità di impedire a chiunque di attraversare la frontiera. In realtà non era proprio così. Anzi, fa impressione vedere quanta poca importanza davano i romani alle loro frontiere, anche perché ufficialmente non le riconoscevano. Nella sua propaganda, l'imperatore romano era il signore del mondo intero. Il padre di tutti i popoli. E solo per caso, se momentaneamente, la sua autorità non si estendeva al di là di un certo fiume. C'è una frontiera, quella orientale, dove questa era veramente una finzione. A oriente Roma confina con un altro impero, l'impero persiano, che noi chiamiamo l'impero dei Sassanidi. E anche se i romani ostentavano di considerare pure loro come dei barbari, in realtà i persiani avevano un impero solido, civilizzato. Quella frontiera che passava in Mesopotamia, l'attuale Iraq, sul Tigri o sull'Eufrate, a seconda delle vicende belliche, comunque era una vera frontiera. I romani non potevano andare e venire a piacimento. Ma le altre frontiere dell'impero romano, quella verso i barbari del nord, sul Reno, sul Danubio, oppure quelle a sud, verso i nomadi dell'Arabia e dell'Africa, ecco, lì era tutta un'altra cosa. Lì i romani passavano quando volevano. Lungo il confine arabico e quello africano non ci sono fiumi a proteggere l'impero, ma c'è il deserto. Un confine quindi labile, difficile da individuare per gli stessi funzionari romani di frontiera. Le popolazioni locali sono nomadi, beduini e berberi che si muovono continuamente lungo e attraverso le frontiere e che per i romani sono considerati dei barbari del sud, con cui l'impero può però convivere senza troppi problemi. Quando i nomadi esagerano con le razzie, sono prontamente puniti. In altri casi, i romani si accordano con alcune tribù che vengono pagate per scortare le carovane e guidarle lungo le piste del deserto. Al confine settentrionale, la situazione è molto diversa. Qui, la frontiera dell'impero è marcata dai grandi fiumi Reno e Danubio. I grandi fiumi erano le autostrade dell'antichità, consentivano il trasporto di merci così come di truppe. Per questo i convogli tra l'Europa centrale e orientale richiedevano protezione e sicurezza fino alle sponde del Mar Nero, che segnava il termine del limes nell'Europa orientale. Gli scrittori romani si congratulano che la natura, o la provvidenza, se sono scrittori cristiani, abbia collocato lì quelle due masse d'acqua per tenere a bada i barbari che vengono dal freddo. Ma durante gli inverni gelidi, quando i grandi fiumi ghiacciano, o nelle estati insolitamente torride, quando il livello delle loro acque si abbassa, questa barriera naturale cessa di funzionare. E l'allerta si fa massima, perché oltre i grandi fiumi ci sono i barbari più pericolosi e misteriosi. Dall'altra parte del Reno e del Danubio vive una moltitudine di piccole tribù barbare. I romani qualche volta si sforzano di inventariarle, di classificarle, ma in realtà non ne sanno molto. Non capiscono la loro lingua, non sanno trascrivere i loro nomi e in generale disprezzano troppo i barbari per aver voglia di conoscerli. Semmai gli interessa conoscere il loro paese, perché poi per invaderlo bisogna saperne qualcosa. E il paese che i romani conoscono meglio è quello al di là del Reno. I romani lo chiamano la Germania.
E per questo stesso motivo chiamano germani tutti i barbari che ci abitano. Molto probabilmente i membri di tutte queste tribù non sapevano affatto di essere un unico popolo e di essere i germani. Ci sono voluti i romani per insegnarglielo. Germania dei Romani è un paese abbastanza sinistro, con un clima tremendo, un paese di foreste, di paludi, dove non c'è niente, non ci sono strade, non ci sono città. E tuttavia i Romani, potremmo dire per la forza dell'abitudine, provano lo stesso a conquistarlo. E alla fine ci si bruciano le dita e subiscono una delle sconfitte più famose della loro storia. Penso al 9 d.C., quando il governatore romano della Germania, Quintilio Varo, viene attirato in un'imboscata con tutto il suo esercito, 3 legioni, nella foresta di Teutoburgo. Mai sconfitta fu più sanguinosa di quella subita fra boschi e paludi. Così scrive Publio Cornelio Tacito nei suoi Annales. 3 legioni vinte e distrutte nel cuore di quella terra che i romani chiamano Germania. È l'autunno dell'anno 9 d.C. A guidare i germani, un condottiero che la cultura romantica tedesca ha trasformato nell'eroico difensore dell'indipendenza del suo popolo dai conquistatori, Arminio, o Hermann nel moderno tedesco. La sua statua, eretta nel 1875, svetta nella foresta di Teutoburgo, la zona che gli storici hanno identificato per molto tempo con il luogo della battaglia descritta Tacito. Arminio apparteneva al popolo germanico dei Cherusci. Figlio di un notabile, a 10 anni viene condotto col fratello a Roma per essere educato e trasformato in un fedele ufficiale alleato dell'impero. Una prassi consolidata che dovrebbe favorire l'assimilazione delle élite locali e consolidare il dominio romano sulla Germania. Ai vostri posti! Arminio entra a far parte della gigantesca macchina bellica romana. Riceve sia una formazione tecnica, sia un indottrinamento ideologico. Apprende così la ferrea disciplina romana e si rivela un allievo modello, diventando ufficiale di un auxilium, una squadra di ausiliari germani a cavallo. Le qualità dimostrate sul campo gli fanno guadagnare rapidamente onori e promozioni, fino all'ottenimento di un incarico di grande importanza. Nell'anno 7 d.C., l'imperatore Augusto invia un nuovo governatore in Germania. Il suo nome è Publio Quintilio Varo, che come governatore della Siria ha saputo sedare una rivolta a Giudea facendo crocifiggere 2000 insorti. Al suo fianco, come fidato assistente, viene posto Arminio, considerato un cavaliere valoroso, leale e ligio al dovere, che conosce le tecniche militari dei germani e non ne ha dimenticato la lingua. A 15 anni dalla sua partenza, Arminio fa ritorno nella sua terra d'origine. E l'impressione che ne riceve sarà probabilmente determinante per le sue scelte successive. Dopo aver assistito alle vessazioni dei popoli germanici, ridotti a vivere come schiavi, sottoposti a tasse, confische e a durissime repressioni di coloro che orgogliosamente continuano a rifiutare il giogo romano, Arminio decide di ribellarsi contro Roma. È l'autunno del 9 d.C. Le 3 legioni di Quintilio Varo, composte da quasi 20.000 uomini, vengono attirate nei boschi all'inseguimento di Arminio. È un errore decisivo. Nella foresta di Teutoburgo, un labirinto di dirupi scoscesi, profonde gole e fitta vegetazione, la supremazia militare romana viene meno. È lì che Arminio ha preparato il suo agguato. Le colonne dei soldati romani non possono restare unite e i germani attaccano improvvisamente i tronconi isolati per poi ritirarsi. Ad ogni attacco le forze romane diminuiscono e tra i legionari comincia a prevalere il terrore.
il più efficiente esercito dell'antichità è allo sbando. Nella selva di Teutoburgo si consuma così una disfatta di proporzioni storiche. Nessun romano sopravviverà alla furia dei germani. Lo stesso Varo si toglierà la vita trafiggendosi il petto. La sua testa compirà un macabro viaggio sino a Roma, dall'imperatore Augusto. Dopo Teutoburgo, i romani si spingono ancora qualche volta nella Germania del Nord, ma non arrivano mai più a conquistarla, tanto che si abitueranno a chiamarla la Germania libera. E su questo paese e sui suoi abitanti che Tacito scrive uno dei primi reportage etnografici della storia, la Germania, appunto. I barbari che vivono lì sono dei nemici feroci, odiati, ma familiari. E d'altra parte loro stessi stanno cominciando, come dire, a acculturarsi. Al di là della frontiera del Reno, gli archeologi hanno trovato ville con pavimenti di mosaico che qualche capo alamanno si è fatto costruire da maestranze romane. Ma sulla frontiera del Danubio è tutta un'altra storia. Lì, specialmente verso la foce del fiume, dove il Danubio sbocca nel Mar Nero, i romani sanno veramente poco di quello che c'è al di là della frontiera. Al di là del Danubio, i cronisti del tempo parlavano di immense steppe che continuavano verso nord e dove nessuno s'era mai spinto. Oggi sappiamo che quelle steppe, attraverso l'Ucraina, conducono direttamente alle pianure dell'Asia centrale, patria di nomadi che nei millenni si sono riversati a ondate contro le grandi civiltà stanziali, contro l'impero romano, ma anche contro la Cina e l'India. Ma 17 secoli fa, questo ribollire di nomadi, carico di incognite, rendeva inquietante il confine danubiano. Anche i popoli più vicini al grande fiume, che avevano cominciato a civilizzarsi commerciando con i romani e praticando una rozza agricoltura oltre all'allevamento, continuavano a destare apprensione. Tra queste popolazioni, i Goti erano una delle più importanti. Oggi, grazie agli specialisti di linguistica comparata, sappiamo che si trattava di un popolo germanico, ma al tempo dell'impero, i Goti erano semplicemente degli orribili barbari. Alti, con i capelli biondi o rossi, tutte caratteristiche negative agli occhi dei dominatori romani, mediterranei, piccoli e bruni, che ritenevano di possedere una civiltà superiore e guardavano tutti gli altri con disprezzo. I Goti andavano bene a cavallo, erano allevatori e pastori, oltre che contadini. Le loro tradizioni nomadi si facevano ancora sentire. La facilità con cui decidevano di spostarsi in massa con le loro famiglie e il loro bestiame, caricando le masserizie su convogli di carri in cerca di territori più fertili o più sicuri, era seguita con preoccupazione. Le popolazioni delle steppe danubiane, insomma, erano quelle che facevano più paura, perché dietro di loro c'era l'ignoto. Il fatto che i barbari si muovono così facilmente è il motivo principale per cui i romani hanno paura di loro. Perché poi, intendiamoci, normalmente sono i barbari che hanno paura dei romani e hanno ottimi motivi per averne paura. Però i romani hanno l'incubo del popolo barbaro che si presenta all'improvviso alla frontiera e pretende di entrare con la forza. È successo tante volte in passato. I Galli di Brenno, tanti secoli prima, sono arrivati fino a Roma. I Cimbri e i Teutoni sono stati fermati e sterminati da Caio Mario quando erano già entrati in Italia.
E dunque i romani hanno questa impressione, fallace probabilmente, che il mondo barbarico produca una quantità enorme di uomini, vomiti continuamente masse di uomini contro la frontiera romana. E dunque i romani devono attrezzarsi per fermarli, oppure per integrarli. La capacità di integrare i barbari attraverso la concessione della cittadinanza è da sempre uno dei punti di forza dell'impero di Roma. Certo, sulla carta l'impero appartiene ai cittadini romani, al popolo conquistatore, e gli abitanti dei paesi conquistati sono semplicemente degli indigeni, fino a quando non ottengono anche loro la cittadinanza romana. Perché Roma distribuisce la cittadinanza, senza guardare al colore dei capelli o della pelle, senza chiedere a quali dei uno sacrifica. Tutti quelli che possono rendersi utili prima o poi diventano cittadini. A forza di concedere la cittadinanza ai barbari, viene un momento in cui nell'impero romano la distinzione fra cittadini e indigeni comincia a sembrare anacronistica. Finché nel 212 d.C. l'imperatore Caracalla prende una decisione epocale. D'ora in poi tutti quelli che vivono nell'impero romano saranno automaticamente cittadini romani. L'editto di Caracalla è stato a lungo sottovalutato dalla storiografia. Forse noi che viviamo nel mondo di oggi siamo meglio attrezzati per capire che decisione cruciale è stata e deve essere stato anche molto difficile prenderla. Però l'editto di Caracalla ha avuto anche un effetto inaspettato. Diciamo così, ha incoraggiato l'immigrazione, perché i barbari ormai sapevano che chi riusciva a entrare nell'impero e a confondersi con la popolazione, dopo un po' veniva considerato un cittadino romano, senza bisogno di scartoffie, di passare per gli uffici, di chiedere autorizzazioni. Specularmente i romani hanno sentito sempre più il bisogno, a partire dall'inizio del III secolo, di controllare l'immigrazione e di difendere le frontiere. Quando l'imperatore Caracalla nel 212 pubblica il suo editto, i romani non sanno che sta per cominciare una delle epoche più terribili della loro storia. Che la paura dei barbari che premono ai confini sta per ridiventare un'ossessione quotidiana. Nel III secolo l'impero romano paga un prezzo pesantissimo al suo principale difetto, la mancanza di un sistema di successione al trono. Continuamente succede che un imperatore viene assassinato da un generale che si ribella, che prende il suo posto, solo per essere a sua volta ammazzato da qualche altro ribelle. Nel giro di 50 anni si susseguono 27 imperatori romani e di loro solo 3 muoiono di malattia, tutti gli altri muoiono ammazzati. Questa situazione, la difesa delle frontiere è quella che è e i barbari ne approfittano. Le invasioni arrivano in profondità, gli Alamanni devastano l'Italia del Nord, i Goti arrivano fino ad Atene. Sembra che per l'impero romano sia arrivata l'ultima ora. E invece l'impero viene salvato, viene letteralmente riacciuffato per i capelli sull'orlo del disastro da una serie di imperatori militari che vengono dai Balcani. Gente brutale, spietata, Aureliano, Diocleziano, Massimiano, Costantino. Sono generali durissimi ma hanno le idee chiare, trasformano profondamente l'impero e lo rimettono in piedi. Il segreto di questi imperatori della fine del III secolo è che hanno imparato che i barbari si possono anche usare e non è necessario sterminarli, è molto meglio assumerli e arruolarli nell'esercito. Nel IV secolo l'esercito romano è diviso in un esercito campale e in un esercito di frontiera, per un totale, secondo le stime degli storici, di oltre 500.000 effettivi.
La composizione dell'esercito segue la tradizione dei secoli precedenti, ovvero la suddivisione tra legioni ed auxilia, i reparti ausiliari, ripartiti in ali e coorti, reclutati tra le popolazioni barbariche stanziate consensualmente all'interno dei confini imperiali e talvolta anche al di fuori. L'esercito può essere considerato come la principale istituzione dell'Impero Romano. Assorbe la maggioranza delle sue risorse umane ed economiche ed è il più importante meccanismo di integrazione. Recluta vaste quantità di manodopera barbarica e dopo un lungo e logorante servizio restituisce alla vita civile i superstiti trasformati in cittadini romani. Il reclutamento nell'esercito è prevalentemente volontario. Possono arruolarsi sia cittadini romani sia barbari, a patto che non siano schiavi. I figli dei soldati possono essere arruolati anche per via ereditaria, mentre ai facoltosi contribuenti viene imposta una tassa pagabile in reclute. Le reclute erano anche oggetto di scambio, che spesso i romani esigevano come parte dei trattati di pace imposti alle popolazioni barbariche sottomesse. Nelle fonti dell'epoca si parla senza vergogna di compravendita degli immigrati per l'esercito. E nell'esercito imperiale questi immigrati potevano fare carriera, diventavano generali. Si tratta della barbarizzazione dell'esercito, che una volta gli storici guardavano con una certa diffidenza. E in effetti fa impressione vedere quanti generali romani dal IV secolo sono per nascita dei barbari, goti, franchi, alamanni. Poi però viene da pensare che anche oggi nell'esercito americano tanti generali per nascita sono filippini, messicani, giapponesi, eppure sono tutti generali americani. Anche i militari barbari dell'esercito romano erano fedeli all'imperatore e lo sono rimasti per secoli, come queste guardie del corpo di Giustiniano. Sono gli uomini a cui è affidato l'incarico più delicato. La vita dell'imperatore dipende da loro, eppure basta guardarli. I capelli lunghi, la forma dello scudo, le brache lunghe fino ai piedi. Sono barbari. Insomma, nel IV secolo la retorica della paura è vecchia. La tengono viva gli inviati delle province di frontiera che vengono al palazzo imperiale a reclamare misure preventive, spedizioni punitive contro i barbari. Ma il governo imperiale non si preoccupa. Certo, le risorse sono quelle che sono. È impossibile impedire che prima o poi su qualche frontiera scoppi una crisi. Ma non importa, i barbari alla fine saranno sempre domati, l'impero sarà sempre il più forte. Poi anche le crisi possono aprire degli orizzonti interessanti. Ogni volta sono nuovi gruppi di barbari che vengono trasferiti sul territorio romano e messi al lavoro oppure arruolati nelle caserme. L'importante è che questo flusso di profughi, di deportati, di immigrati sia tenuto rigidamente sotto controllo, in modo da formare non una debolezza o una minaccia, ma un punto di forza, un elemento della prosperità dell'impero. È il caso di sottolineare che nel IV secolo l'impero romano non è più in crisi. È un impero solido, con un'economia in crescita, ed è anche un impero in grande trasformazione. Il fatto principale che sta accadendo è che l'Oriente prende pian piano il sopravvento rispetto all'Occidente. Le province orientali, l'Egitto, la Siria, l'Asia Minore, diventano più popolose, più ricche rispetto alla Gallia, alla Spagna, perfino all'Italia. Questa è una cosa che si vedrà bene già a partire dal regno di Costantino. L'imperatore che non a caso fonda una nuova capitale molto più a oriente, nel punto in cui l'Europa e l'Asia si toccano, Costantinopoli. L'imperatore che sceglie di dare all'impero romano una nuova religione che viene anch'essa dall'oriente, il cristianesimo. Nel 325 d.C., ampliando l'antica Bisanzio, l'imperatore Costantino fonda una nuova Roma, Costantinopoli, ora Istanbul, grande metropoli della Turchia. Oggi si discute se questo paese, la Turchia, possa far parte dell'Unione Europea,
Ma allora, nel IV secolo, era proprio lì che batteva il cuore dell'impero romano. Quando nel 364 muore l'ultimo discendente diretto di Costantino, Gioviano, l'esercito romano acclama imperatore uno dei suoi generali, Valentiniano, che appena proclamato suddivide l'impero in due parti, occidentale e orientale. Valentiniano decide di tenersi l'Occidente, dove ha combattuto fino a quel momento contro i Germani del Reno, e nomina imperatore d'Oriente suo fratello, Valente. Il rapporto con la religione è una caratteristica che distingue i due imperatori. Valente è un fanatico religioso, un cristiano ariano che perseguita i cattolici, chiude le loro chiese e manda in esilio i vescovi che cercano di resistere. Valentiniano, invece, impone una tregua e una sostanziale tolleranza, per cui pagani, cristiani cattolici e cristiani ariani sono costretti a convivere. In questo impero che cambia e che diventa cristiano, nel corso del IV secolo cambia anche l'atteggiamento nei confronti dei barbari. Nei discorsi dei politici emerge una nuova ideologia umanitaria. L'imperatore è il padre di tutti gli uomini, quindi anche dei barbari. L'impero è la casa di tutti, dove anche gli immigrati barbari possono imparare a vivere razionalmente e a pagare le tasse. Una volta si elogiavano gli imperatori che dopo aver vinto i barbari li sterminavano. Adesso si loda la benevolenza degli imperatori che dopo aver vinto i barbari li risparmiano e li accolgono come nuovi sudditi e nuovi contribuenti. Gli imperatori nelle loro leggi si rallegrano perché sempre nuovi popoli vengono a cercare la felicità romana. Viene in mente quella Costituzione degli Stati Uniti che appunto riconosce a tutti il diritto alla ricerca della felicità. E veramente è possibile un parallelo fra il tardo impero romano e quegli Stati Uniti che forse sono l'ultimo impero rimasto nel mondo di oggi. Parallelo anche nel contrasto fra la retorica della felicità e l'estrema spregiudicatezza con cui poi si difendono in modo anche brutale i propri interessi. Come gli Stati Uniti, l'impero romano degli ultimi secoli è un melting pot, un crogiolo di popoli. Eppure a un certo punto qualcosa va storto. Qualcosa comincia a non funzionare più bene nei meccanismi di accoglienza e di controllo degli immigrati. E l'immigrazione da risorsa diventa un fattore destabilizzante. È proprio così che arriviamo al nostro appuntamento. Sappiamo l'epoca, il IV secolo. Il luogo è la frontiera del Danubio. E la causa scatenante è proprio un'emergenza umanitaria. Stiamo parlando dell'ingresso nell'impero romano di un intero popolo di profughi, i Goti, e della gestione disastrosa di questa operazione umanitaria da parte dei romani, con una conseguenza drammatica, la battaglia di Adrianopoli del 378 d.C. fra l'esercito romano e i Goti. Un intero popolo in cerca di accoglienza, i Goti. Da secoli vivevano ai margini dell'impero e avevano cominciato a cambiare il loro modo di vita attraverso il contatto con Roma, con il commercio e la possibilità di essere reclutati come mercenari. Ma nel 376 d.C. qualcosa sta per cambiare il loro destino. Si dice che i barbari del nord si sono messi in movimento, lungo tutto il corso del Danubio,
Fino al Delta e al Mar Nero, intere popolazioni vengono scacciate dalle loro case da qualche cataclisma sconosciuto e vagano minacciose lungo la frontiera. Questo cataclisma misterioso ben presto trova un nome. È il nome di un popolo nuovo, poco conosciuto, uscito dalle remote steppe dell'Asia. Gli Unni. Le poche informazioni che circolano dicono che gli Unni sono violenti e spietati. A differenza dei Goti, non è semplicemente gente che possiede poco e si sposta con facilità. Gli Unni sono completamente nomadi, puri e duri. Nel palazzo dell'imperatore Valente, nessuno si stupisce dunque quando giunge la notizia che i Goti, terrorizzati dalla comparsa degli Unni nelle loro terre lontane, non sono stati capaci di resistere. Gli Unni hanno passato un fiume dopo l'altro e dovunque hanno massacrato tutti, uomini, donne e bambini, in modo feroce. Di fronte all'incalzare di questo nemico spaventoso, i Goti hanno caricato le loro poche cose sui carri e così si sono messi in marcia verso sud. Alla fine, tutta questa gente in fuga, dopo aver vagato per mesi, affamata e provata dagli stenti, è arrivata ad accamparsi sulla riva del Danubio, di fronte ai posti di guardia romani. Al di là del Danubio, sanno che c'è un immenso impero, ricco e civile, dove è facile trovare lavoro. Chiedono solo di poter entrare. I generali romani che comandano sulla frontiera del Danubio non si prendono la responsabilità di far entrare così tanta gente. I Goti sono troppi. Ci vuole l'autorizzazione dell'imperatore. L'imperatore Valente sta preparando la guerra contro il nemico ereditario di Roma, l'impero persiano. E quando arriva la notizia che i Goti hanno chiesto di entrare, i consiglieri di Valente dicono: è la fortuna dell'imperatore che li porta, perché noi abbiamo bisogno di uomini per la nostra guerra. Perciò Valente manda ordini alla frontiera del Danubio. I Goti sono amici, sono nuovi sudditi. Bisogna farli entrare. Quando i romani cominciano a traghettare i Goti attraverso il Danubio, la situazione sfugge subito di mano. I profughi sono troppi, non si riesce neanche a contarli. Era stato dato ordine che i guerrieri dovevano consegnare le armi. Invece tanti riescono a portarle dentro di nascosto, magari pagando una bustarella. E poi ci sono zattere che si ribaltano, bambini che rimangono soli. I cronisti dell'epoca ci dicono che troppi ufficiali romani trovano la ragazzina che è rimasta sola e se la portano a casa. Alla fine i Goti vengono sistemati in una specie di campo profughi. Dovrebbero essere mantenuti con razioni a spese del governo, che ha stanziato i fondi. È una grossa operazione umanitaria che oggi avverrebbe sotto i riflettori, davanti alle telecamere. All'epoca non c'era niente. Gli ufficiali romani capiscono subito che c'è da fare dei grossi profitti in nero. Obbligano i profughi a pagare le razioni che dovrebbero distribuire gratis. E alla fine i Goti sono costretti a vendere i figli come schiavi, pur di non morire di fame. Il governo aveva ordinato di trasferire i profughi verso l'interno, ma i generali ritardano il più possibile lo smantellamento del campo profughi. Ci sono troppi soldi da guadagnare. Poi, quando si rendono conto che i Goti non ne possono più, i generali si prendono paura e decidono di trasferirli. Il convoglio si mette in marcia scortato da tutte le truppe disponibili e dopo un lungo cammino arrivano davanti a una grande città, Marcianopoli. Lì i Goti pensano di essere accolti e rifocillati, ma le porte della città sono chiuse. I cittadini si sono spaventati e non lasciano entrare né i Goti né i soldati. E quella notte succede l'irreparabile. I Goti tirano fuori le armi, aggrediscono i soldati, li uccidono
Gridano che i romani non hanno mantenuto i patti e che adesso loro sono liberi di fare quello che vogliono. E quello che vogliono fare è saccheggiare questo paese ricchissimo che si trovano davanti. L'imperatore Valente, quando viene a sapere che i suoi nuovi sudditi, i Goti, si sono ribellati, non prende la cosa molto seriamente. Cosa vuoi che sia, questi quattro straccioni? Ma tutti i generali romani che vengono mandati per domare i Goti sono sconfitti. Intanto la ribellione dilaga. Gli schiavi Goti, e ce ne sono tanti nelle case dei ricchi, scappano per unirsi all'esercito dei Goti. Alla fine l'imperatore Valente è costretto a prendere in mano la situazione. Rinuncia alla sua guerra contro la Persia e si mette in movimento con tutto il suo esercito per andare a farla finita una volta per tutte con questi straccioni. E anche noi siamo arrivati al nostro appuntamento nei campi di Adrianopoli il 9 agosto 378. Sono passati 2 anni da quando i Goti hanno attraversato il Danubio al momento in cui Valente li intercetta nelle pianure della Tracia. I Goti sono appesantiti dal bottino, dispongono i loro carri a cerchio e si schierano davanti in difesa, ma non hanno via di fuga. Sembra che i romani stiano per cogliere una facile vittoria. A Valente dispiace perfino ammazzare tutta quella gente. Continua a pensare che sarebbe uno spreco. Tanto che quando i Goti gli mandano un sacerdote cristiano dei loro per negoziare, Valente accetta. Può ancora darsi che riusciamo a metterci d'accordo. La battaglia comincia da sola, senza che nessuno l'abbia voluto. Un tafferuglio fra Goti e soldati romani, parte un volo di frecce, alla fine la mischia si allarga. E mentre i romani stanno spingendo i Goti contro la loro barricata di carri, all'improvviso la cavalleria dei Goti, che quel mattino si era allontanata in cerca di foraggio, ritorna indietro e investe i romani alle spalle e annienta. L'intero esercito dell'impero romano d'Oriente viene distrutto quel giorno. L'imperatore Valente è fra i caduti. Il suo corpo non sarà mai più ritrovato. E dopo Adrianopoli, il successore di Valente, Teodosio, viene a patti con i Goti. Ci riesce perché incredibilmente ancora adesso tutto quello che vogliono i Goti è poter vivere pacificamente dentro l'impero romano. Ma stavolta le loro condizioni, perché hanno vinto. Non vogliono più essere messi a lavorare nei campi. Vogliono poter vivere tutti insieme, armati, sotto i loro capi, con le loro leggi, ben pagati dall'imperatore per tenersi tranquilli. I capi gotici vengono coperti d'oro, di prebende, di gradi. Non basta mai. Nel 410 d.C. Alarico, re dei Goti e generale romano, saccheggia Roma per vendetta perché l'imperatore non paga abbastanza. Alla fine l'unica soluzione sarà di assegnare ai Goti un pezzo di impero romano dove governeranno loro. E così in Gallia e poi in Spagna nasce il regno dei Visigoti. Qualche anno dopo, con la caduta di Romolo Augustolo nel 476, sarà l'imperatore d'Oriente che invita in Italia un altro popolo gotico, gli Ostrogoti di Teodorico, chiedendogli di venire a stabilirsi in Italia e governarla loro, perché l'impero d'Oriente ormai non ha più la forza per difenderla. Ecco perché i senatori romani si rivolgono a Teodorico chiamandolo Augusto. Per loro è l'autorità legittima. Le popolazioni dell'impero romano d'Occidente si stanno abituando a obbedire ai re barbari.
sono nati i regni romano-barbarici. La convivenza non è sempre facile, soprattutto per motivi religiosi. Sono tutti cristiani, ma i goti sono ariani, mentre i romani sono cattolici. Al tempo del sacco di Roma, Alarico aveva dato ordine di risparmiare le chiese perché, dopo tutto, era pur sempre un cristiano. Altri re gotici, come Teodorico, passeranno alla storia come persecutori. Realizzare il sogno di quel poeta romano che voleva veder nascere un unico popolo cristiano si rivela più difficile del previsto. E allora le invasioni barbariche, continuità o rottura? Trasformazione lenta o mutamento traumatico? Il dibattito è aperto. Quello che è sicuro è che, parlando di questo argomento, abbiamo incontrato una serie di parole che suonano attuali. Frontiere, profughi, immigrati, emergenza umanitaria, accoglienza, invasione, convivenza, paura. Sono anche le parole del nostro presente.